Però poi che tipologia di lavori hai dovuto affrontare poi per andare a sistemare la verticale? Vabbè, sicuramente sono tutti lavori di isolazione che hanno tipo aperto il mondo, cioè, perché non mi è mai stato chiesto quello, no? Quindi quando si arriva in verticale, anche se devo pensare solo alla spinta delle spalle e alla retroversione, lo devo fare insieme. Mentre comunque con te ho iniziato a fare esercizi dove pensavo solo alla retroversione del bacino ed è davvero quello che poi ti fa capire come attivare il tutto. Soprattutto io poi questa differenza l'ho notata molto negli esercizi che facevamo per flettere il torace, perché comunque per me, ti ripeto, era una cosa tipo impossibile, e cioè separare le attivazioni per poi unirle insieme penso sia la chiave, perché fare tutte insieme, soprattutto quando non conosci appieno il tuo corpo, cioè è umanamente impossibile. Invece parlando, diciamo, della tipologia di percorso, essendo un percorso completamente online, inizialmente, diciamo, ti ha spaventato l'idea, diciamo, del non avere l'assistenza fisica e di avere più che altro le correzioni fisiche? Ah, inizialmente sì, infatti è anche il motivo per il quale non ho iniziato subito, ma ho aspettato un po' di mesi. Perché, cioè, proprio per il fatto che vengo dalla ginnastica, dove c'è tanta assistenza, che comunque ti permette di capire qual è la posizione che il tuo corpo deve assumere, cioè credevo fosse impossibile che comunque da casa riuscissi a capire come posizionare il torace e quant'altro. Tra l'altro, uno schermo di telefono. Capito. Però poi dopo, in realtà, cioè... Il fatto che comunque tu riesci davvero a spiegare bene quello che devi fare, cioè hai proprio una capacità nello spiegare le cose che è assurda. Cioè dopo la prima lezione non ho proprio più avuto problema. Cioè il problema non l'ho mai avuto, era solo la paura. Però poi mi sono resa conto che in realtà è inutile. Cioè anzi è meglio che comunque sia online perché è più comodo sostanzialmente. Cioè probabilmente se fossi stato a 20 minuti da casa non sarei potuta venire per vari impegni, no? Mentre comunque da casa puoi sempre fare quello che vuoi. Affidarsi a un professionista è la soluzione migliore perché io quando vedevo i tuoi video e li provavo a casa, magari le cose un po' più semplici mi riuscivano. Però poi mi andavo a vedere il video e non capivo effettivamente quello che facevo. O magari non mi riuscivano le cose e io non solo perdevo tempo a provare, riprovare, riprovare, era tempo perso perché anche se riprovavo e vedevo il video io non sapevo cosa stavo sbagliando. Quindi, cioè, se avete tempo è inutile perderlo, cioè usatelo e fatevi seguire. Eccoci qua, abbiamo con noi Daniela, che è un'allieva dell'Online Stand Academy, e oggi ci parlerà appunto della sua esperienza, del suo background e della tipologia di percorso che ha svolto con noi. Daniela, a te la parola, presentati e raccontaci un po' di te. Ok, allora ciao, vabbè, sono Daniela, ho 21 anni, vengo dalla ginnastica artistica, quindi ho fatto più o meno un 3 anni e mezzo, 4 di ginnastica, quindi un po' già sapevo cosa voleva dire stare a testa in giù. Poi per un anno non mi sono più allenata, ho comunque iniziato a vedere i tuoi video il periodo del primo lockdown. Quindi ho cominciato a fare qualche verticale per casa, però sempre molto a caso. Cioè, vedevo il tuo video, dicevo, oh, sì, ora vado a provare. Ovviamente non riuscivo, quindi finiva lì la cosa. Volevo iniziare le lezioni con te, però ero un po' comunque preoccupata dal fatto che le lezioni fossero online. Poi tra una cosa e l'altra, a ottobre mi sono convinta. Sicuramente mi ha aiutato il fatto di venire dalla ginnastica, più che altro perché fare comunque verticali vuol dire stare a provare, riprovare, riprovare, è sempre la stessa cosa. Ed è magari una cosa che mentalmente può anche annoiare, però venendo dalla ginnastica dove va fatto così, soprattutto in previsione di una gara, non mi è pesato più di tanto. L'unica cosa è che ho scoperto che sono due mondi completamente differenti, cioè proprio due cose opposte, perché comunque ci sono tante altre cose, cioè in ginnastica la verticale viene fatta perché è più che altro un elemento di passaggio comunque sugli attrezzi. Io a corpo libero, cioè difficilmente viene richiesta la verticale statica, resta su e pace, cosa che invece ovviamente è quello che viene Nel richiesto verticale. nel verticalismo. Esatto. Esatto, e poi ci sono un sacco di, infatti mi ricordo all'inizio, quando facevamo le prime lezioni, che mi dicevi sempre che avevo il peso sul corpo della mano e per me era normalissimo, quando poi mi hai fatto spostare il peso io non mi sentivo in verticale, cioè mi sentivo tipo con le spalle avanti, ero stortissima.
E ho anche altri elementi come ad esempio no, la straddle, il tuck, dove andiamo avanti col bacino. In ginnastica, facendo sempre la verticale full, non viene mai richiesto di andare avanti col bacino. Quindi all'inizio dicevo, ma io che sto facendo? Non sono in verticale. Quindi ho proprio scoperto due mondi diversi. Capito, capito. E appunto, diciamo, è abbastanza differente. Parliamo un attimo della questione del carpo. Te generalmente portavi sempre, tendevi ad aprire troppo le spalle, quindi andavi a portare il peso sul carpo. Questo generalmente ti causava un'instabilità nella verticale. Quindi abbiamo dovuto riposizionare le spalle, riscaricare il peso al centro della mano. E da lì poi, diciamo, sono partiti tutti gli altri lavori. Diciamo, questo riposizionamento, hai detto che ti faceva strano. Diciamo, sulle spalle ti è stato abbastanza pesante, Sì, sicuramente, cioè mi sentivo di lavorare il doppio, non no? era una posizione che ho abituato a tenere. Esatto. Esatto, perché, diciamo, nel tuo caso, quando andavi a spingere con le spalle, anziché avere una spinta perpendicolare, andavi sempre in diagonale. È vero che sentivi la spalla incollata all'orecchio, però... diciamo, in proiezione del futuro dovevamo sistemare per forza questa cosa, se no non riuscivamo a portare figure un po' più complesse, diciamo come la straddle o comunque tutte quelle che hai sviluppato dopo. E vediamo un po', diciamo, a livello, a parte che pensavo, o meglio, ricordavo male che avessi praticato per molti più anni ginnastica, non solo tre. No, più o meno 4 penso, perché ho iniziato a 15 anni e ho Ok, smesso ai 18-19. ok. No, invece ero convintissimo che invece avessi fatto molti più anni. Magari, sarebbe stato un sogno. Ok. No, buono, buono a sapersi, è una cosa che ho, diciamo, scoperto adesso, ero proprio convinto che erano più anni. E, diciamo, a livello di pratica, generalmente nella ginnastica, come si allenava la verticale. Diciamo, noi hai detto che l'ottica era quella giustamente di passaggio e quindi non sono richiesti tantissimi secondi verticali, ma perché fu puramente fine a movimenti acrobatici o comunque anche delle isometrie, però in gara danno, cioè praticamente danno per buona un'isometria di 3 secondi. Sì, ma all'inizio adesso è anche un po' cambiato, quindi magari Ok. proprio in alcune gare come ingresso ad esempio a trave, però non esiste quasi più. Ok, perché giustamente magari gli standard si alzano e alcuni movimenti, diciamo, tra virgolette, spariscono, nel senso valgono meno. E, invece, per quanto riguarda il verticalismo, che differenza di focus hai percepito? Nel senso, quando allenavi la verticale della ginnastica, come ti comportavi? O meglio, che attenzioni portavi sulla verticale? Allora, quando facevo ginnastica, vabbè, le verticali le facevo sempre, quasi sempre al muro, no? O comunque le classiche verticali a 45, a 90, cioè quello che si sa sostanzialmente, perché vedi video ovunque, è solo di quello. Verticale di pancia, di schiena a muro. Pensavo sicuramente a spingere le spalle, cioè il mio obiettivo era spingere le spalle e mantenere la retropressione del bacino, punto. Cioè, tipo pressione del torace per me è inesistente. Cioè, quando tu me ne hai parlato la prima volta, per me era davvero come se stessi parlando arabo, cioè diciamo, ma che davvero? E solo questo, cioè cercavo l'equilibrio sulle mani, però anche il fatto di utilizzare la pressione delle dita, mai fatto, anche perché lavorando sulla moquette, comunque la Bella. pressione della mangia, però non ci avevo davvero neanche mai pensato, anche perché avendo il peso sul carpo, cioè io cercavo proprio l'equilibrio qua, cioè con le mani non le utilizzavo, pensavo solo a spingere le spalle e tenere il sedere dentro. Sì. E, infatti, appunto, come spiego sempre, poi, insomma, nei vari percorsi e tutto, andare a contrarsi in una posizione errata ti può dare stabilità per un po', ma poi quando vuoi andare a sviluppare nuove cose, purtroppo non hai il controllo. E appunto, parlando di controllo, che tipologia di lavori abbiamo fatto? Perché te nella ginnastica hai lavorato tanto verticale, pancia alla parete, schiena alla parete, però anche tanta libera, perché tu comunque sei arrivata che facevi una verticale libera, diciamo, eri un po', diciamo, oscillavi un pochino perché no, non sapevi ancora come controllare, però poi che tipologia di lavori hai dovuto affrontare poi per andare a sistemare la verticale?
Vabbè, sicuramente sono tutti lavori di isolazione che hanno tipo aperto il mondo, cioè, perché non mi è mai stato chiesto quello, no? Quindi quando saliva in verticale, anche se dovevo pensare solo alla spinta delle spalle e alla retroversione, lo dovevo fare insieme. Mentre comunque con te ho iniziato a fare esercizi dove pensavo solo alla retroversione del bacino ed è davvero quello che poi ti fa capire come attivare il tutto. Soprattutto io poi questa differenza l'ho notata molto negli esercizi che facevamo per flettere il torace, perché comunque per me, ti ripeto, era una cosa tipo impossibile, e cioè separare le attivazioni per poi unirle insieme penso sia la chiave, perché fare tutte insieme, soprattutto quando non conosci appieno il tuo corpo, cioè è umanamente impossibile. È vero. E soprattutto fare queste correzioni direttamente sulla verticale libera. Esatto. Questo purtroppo Parete. è la parete, la chiave, però se lavorate in modo corretto. Allora, poi un'altra domanda che ti volevo fare. Te con quale ottica ti sei approcciata al verticalismo? O meglio, qual era, diciamo, uno dei tuoi obiettivi? Allora, all'inizio, sai cos'è? Che vedevo i tuoi video e vedevo comunque gli allievi che avevano dei miglioramenti assurdi e quindi ero convinta che ci fosse un trucco, cioè dicevo impossibile che da oggi a domani riescono a tenere una full con tutte le attivazioni corrette. E quindi ho detto, vabbè, dai, iniziamo, voglio vedere qual è il trucco. Poi ovviamente ho scoperto che un trucco non esiste se non il lavoro e la costanza. E poi ho continuato sostanzialmente perché... Cioè, non te lo so spiegare, nel senso non avevo un secondo fine, cioè perché molti magari fanno verticali per portarli in un altro sport. C'era proprio il fatto di riuscire a percepire tutto il corpo, cioè ogni parte del mio corpo, e quindi capito questa cosa mi faceva stare bene. Allora poi da là, vabbè, ovviamente gli obiettivi te li poni, cioè vedi la One Arm, ovvio che vuoi arrivare a fare quella, anche se... Comunque col passare del tempo ci cioè, ho scoperto molti altri lavori, ad esempio tutte le figure in torsione che sono innamorata, che prima neanche Bellissime. sapevo esistessero, o comunque quando li vedevo dicevo, boh, è impossibile, cioè sono fotomontaggi, non lo so, cioè davvero ci sono figure che credevo che il corpo non era proprio in grado di fare, cioè quando le provavo, boh, mi vedevo i miei video, dicevo, oddio, sono io, cioè non ci credevo. No, ma infatti poi tra l'altro sei riuscita a fare figure molto belle, tra l'altro la mia preferita, quella in torsione, così che hai fatto su due braccia, mi piace tanto, tanto, tanto. E poi sei riuscita anche a costruire delle belle combo, tra l'altro non so se metterò qui sotto, diciamo, anche una combo a ritmo di musica, tutta bella controllata. Hai raggiunto davvero una buona percezione del corpo e un ottimo controllo. Invece parlando, diciamo, della tipologia di percorso, essendo un percorso completamente online, inizialmente, diciamo, ti ha spaventato l'idea, diciamo, del non avere l'assistenza fisica e di avere più che altro le correzioni fisiche? Ah, inizialmente sì, infatti è anche il motivo per il quale non ho iniziato subito, ma ho aspettato un po' di mesi, perché cioè, proprio per il fatto che vengo dalla ginnastica, dove c'è tanta assistenza che comunque ti permette di capire qual è la posizione che il tuo corpo deve assumere, cioè credevo fosse impossibile che comunque da casa riuscissi a capire come posizionare il torace e quant'altro. Tra l'altro, uno E... schermo di telefono. capito. Però poi dopo in realtà, cioè... E il fatto che comunque tu riesci davvero a spiegare bene quello che devi fare, cioè hai proprio una capacità nello spiegare le cose che è assurda. Cioè dopo la prima lezione non ho proprio più avuto problema. Cioè il problema non l'ho mai avuto, era solo la paura. Però poi mi sono resa conto che in realtà è inutile. Cioè anzi è meglio che comunque sia online perché è più comodo sostanzialmente. Cioè probabilmente se fossi stato a 20 minuti da casa non sarei potuta venire per vari impegni, no? Mentre comunque da casa puoi sempre fare quello che vuoi. Certo, ti devi un Okay. attimino organizzare a casa dato che ho rotto un po' di cose, però... C'è un po' di lampadari, cose, un po' di slanci. Vabbè, dai, comunque è allenare verticalismo e Kung Fu nello stesso momento. Per la felicità dei genitori. Diciamo quindi, comunque, lo vedi come un punto di forza, questa cosa di abbattere le distanze? Sì, decisamente. Cioè, perché davvero, se non ci fosse, io non avrei mai fatto questo. Ok. Comunque ti viene anche l'esame, vuoi non vuoi.
C'è anche con gli altri ragazzi che fanno parte dell'OA, che ogni tanto noi ci rispondiamo alle storie su Instagram, cioè si è creato proprio una famiglia. Dai, sono super contento di questo e soprattutto voglio sempre più appassionati a questa disciplina, ma perché ci sta tutta una filosofia dietro e soprattutto è un movimento sempre più in crescita che poi diventerà sempre più grande. Insomma, te già sai qualcosina di quello che è la visione e sai, insomma, che voglio che spingi tantissimo su questo perché sei un sacco forte e si possono raggiungere buoni risultati. E soprattutto l'impegno e la dedizione che ci metti, perché comunque vedo sempre, vabbè, ci sentiamo, poi comunque vedo sempre le storie che ti alleni, che ti dedichi, provi cose nuove, e studi, studi, studi tanto, e quindi tutti meritati i risultati che hai raggiunto e che dovrei raggiungere, perché poi sta One Arm, comunque, vabbè, è meno di un annetto, più o meno di un annetto che abbiamo lavorato insieme. Sì. Cioè, sì, a ottobre abbiamo iniziato. Ah, Quindi una. ok. Ok, sì, e comunque già hai sbloccato un bel po' di cose, anche ad esempio la pressa però in full, quindi a gambe completamente unite. Adesso stai facendo. Sì, la sto facendo, cioè ogni tanto la odio ancora, però siamo sulla buona Faticosa. strada. Siamo sulla Faticosa. buona strada. E anche, vabbè, un'altra cosa, diciamo, che ti era strana, tra virgolette, fare i lavori a braccia piegate, se non ricordo male. Oddio, sì, non mi ci far pensare, ma perché non riesco proprio a piegare le braccia, cioè, avendo sempre lavorato in spinta, cioè perché togli la verticale, comunque tutti gli elementi che fai in ginnastica sono a braccia tese, Sì. quindi cioè, avevo proprio un serio problema col piegare le braccia, cioè ero convinta magari di tenerle piegate, ma in realtà erano tese. Erano tese. Generalmente succede l'opposto, si pensa che siano tese, invece sono piegate. No, però giustamente l'impostazione, diciamo, che hai avuto fa sempre la sua parte. Poi, ovviamente hai avuto una buona situazione di partenza, si sono dovuti correggere poi, diciamo, i vari schemi. E, tra l'altro siamo ripartiti completamente dalla parete per poi staccarci, ma la parete non l'abbandoneremo mai perché poi ci serve sempre per gli altri lavori, One Arm e tutto, e sono certo che ci riuscirai a raggiungere la One Arm, perché insomma sei forte. E, un consiglio che vorresti dare ai ragazzi che sono incerti, che hanno vissuto la stessa tua situazione, che non avrebbero voluto iniziare un percorso di verticalismo online, che tipologia di consiglio gli potresti dare? Beh, sicuramente di farlo subito, ma semplicemente perché cioè, affidarsi a un professionista è la soluzione migliore, perché io quando vedevo i tuoi video e li provavo a casa, magari le cose un po' più semplici mi riuscivano, però poi mi andavo a vedere il video e non capivo effettivamente quello che facevo, o magari non mi riuscivano le cose e io non solo perdevo tempo a provare, riprovare, riprovare, era tempo perso perché anche se riprovavo e vedevo il video io non sapevo cosa stavo sbagliando. Quindi, cioè, se avete tempo, è inutile perderlo, cioè, usatelo e fatevi seguire. Cioè, questo è il punto. Ok. Va benissimo, Daniela. Allora, ti ringrazio per aver condiviso con noi questa esperienza, di aver raccontato anche queste differenze che ci sono tra queste due discipline, perché molto spesso giustamente viene vista solo la verticale, però non si capisce effettivamente le varie funzionalità. Diciamo, dietro al mondo del verticalismo c'è sempre appunto un mondo, tantissimo, diciamo, da sapere, e più che altro mi fa sempre piacere condividere. Con chi ha piacere di ascoltare questi video. Ti ringrazio nuovamente e facciamo un saluto ai ragazzi che guarderanno questo video. Ciao a tutti e buon lavoro! Ciao.